Viaggio di ritorno, sì, diverso veramente e un po', non so come descriverlo, quasi come un sollievo. Sono salita in aereo e ho detto adesso ho queste 9 ore per veramente riflettere su quello che abbiamo fatto, sulla cosa pazzesca che abbiamo fatto, sul traguardo meraviglioso raggiunto e adesso qui un'accoglienza meravigliosa, non potevo chiedere di meglio, adesso non vedo l'ora di arrivare a Cortina e festeggiare anche lì. Sicuramente lavorerò duramente per essere anche lì. Un'Olimpiade in casa, come dico sempre, è una cosa che cade veramente una volta sola nella vita e poi proprio a casa mia, perché Cortina è dove vivo. E quindi sì, il mio obiettivo adesso è godermi certamente la medaglia e poi tornare a lavoro e arrivare ancora più preparata per Cortina Milano. Cambierà drasticamente, avete detto bene, io mi svegliavo presto la mattina per allenarmi a secco, per poi andare a lavoro, per poi tornare la sera ad allenarmi, invece adesso grazie alle Fiamme Oro ho questa nuova opportunità di fare della mia passione il mio lavoro ed è fantastico, loro si sono interessati al nostro sport ancora prima di tutto questo e quindi è bellissimo perché adesso io ho potuto restituire qualcosa, no? Loro mi hanno dato questa grande opportunità e io sono contenta di aver portato quest'oro anche per questo gruppo sportivo. Ma in realtà ero a casa Italia e mi hanno passato il telefono dicendo: Stefi, guarda, è una chiamata per te. Ho risposto Luca Zaio, ho detto oddio, non me lo aspettavo per niente al mondo. Io sono partita che veramente non ero nessuno e veramente ancora oggi io. Sì, insieme al mio compagno abbiamo fatto qualcosa di meraviglioso, ma non mi aspettavo tutto questo, veramente.